c'era una supposta. Buongiorno. C'era una supposta che ha incontrato un missile. C'era la supposta e c'era il missile. Si gira e gli fa: beato tu che vai in cielo. E quindi ecco qua. E a proposito sempre di farmacisti, di medici, ti viene in mente quella lì, dice: dottore, ma posso fare il bagno con la diarrea? Se c'è howling in la vasca può fare pure i tuffi. Dice: ma dottore, dice, io ho la diarrea. Dice: ha provato con il limone? Sì, però quando non caccio ne torna in pera. E dice: dottore, mi hanno male l'ossa. Cu cazzo tu di su ti mangi? Dottore, mi do la ca, spostiti ciucchia. Dottore, dice, mi hanno male i cannarozzi e mangi pasta spiccia. E a proposito, poi c'è la chiesa e mi viene in mente anche la suora, cioè c'era quel convento vicino, a distanza di 2 chilometri c'era il convento dei francescani e il convento delle suore. Allora questi francescani la notte si travestivano da suore, andavano alle suore e facevano quelle cose che facciamo tutti quando ce la danno, se no niente. Bene, allora sono andati, il vescovo ha saputo di questa cosa, gli fa un'irruzione. Nella notte arriva, dice: adesso basta, tutti in fila e passate la rassegna e alzatevi la gonna perché vi devo vedere se siete mascoli o femmine. Allora questi qua, tutti quanti con su cosa, si rigira primo, non posso rigire, si dice: suor Carmelina, lui che sta guardando, beh, suor Teresina, suor Giuseppina, suor Teresa. Arriva uno che viene a sciabala tanta. Hanno voto si dirige, sorpresa! Ti sto sapendo si dirige, sorpresa! Sì, comunque, la cravatta gialla. C'è una richiesta per questa cravatta gialla, bellissima, va bene, via. Cravatta gialla, ricordiamo sempre quell'incrocio tra mio fratello, l'incrocio tra Lulì e la buonanima di Lulì, tutto ve lo ricordate precisino, tutto. Quando andavamo a comprare le figurine, tu ci cercavi, diceva: Lulì, 10 figurine, e che succede? Mentre parlavo, cominciavo mi conto, 1, 2, 3, poi arrivava una signora, dice: ah, Lulì, mi portate più gomitolo, e tornava a pedo, 1, 2, 3, poi, aveva paura di sbagliare, era preciso lui, no? Dice, poi diceva a mogliere, lui lì, e che aveva arrivato già la sesta, torna a merredo, allora questo qui era così, c'è questo commerciante. Il padre gli ha detto, dice: doveva andare come cara fino dopo Iesi, estate, il caldo, diceva: ma catti una cravatta gialla, ci che io vai in un matrimonio, voglio una cravatta gialla, che su chi ti poveri io singari dustrati io cucato, cioè, io dice: sentite, mi serve una cravatta gialla che ci serve la patria, ma che voglio in un matrimonio, che su che girao, ah, pigliaggia, ha detto, eccolo qua, arriva a casa, dice: papà, allora, è un tedista su giallo e voglio una cravatta gialla. Ma no, su giallo, non giallo, gialla. Vabbè, torna e arriva. Sentite, se parte mi donate una cravatta gialla, ma non su giallo, giallo, non giallo, gialla. Che se arriva, poveretto, gira, un altro corto dure, tanta. Ciao, torno. Arriva, guarda. Allora non capisci niente. E ti disse, non giallo. Giallo, una cravatta gialla, ma vuoi un giallo, gialla come un gialla, no? Un giallo diverso da giallo, già gialla. Che succa torna, arriva, che succa, 6-7 volte, che si cravatta va, torna, gialla, ma quanto io voto io tu dico, ma no, un giallo, come questo giallo che ne portaste tu, vuoi un giallo, come una cravatta gialla, vuoi gialla, quando si dice gialla, vuoi giallo, giallo, giallo. Quando arriva la decima volta che lui ha, non c'è giù, ci disse: un'altra cravatta capace buona volta questa, sì, ma va a parta, e ci dice: un bacio ma faccio un tuo culo, ma non tuo culo, un tuo culo, tuo culo. E non è possibile. Ma poi a me piace raccontare queste barzellette con la mimica, e una delle più belle è quella lì che va
che l'ho raccontato pure l'altra sera, è bellissimo. Sì, quella sì, quella è la finale. Quella lì che insomma va a trovare un posto in un albergo. Arriva tutto occupato, arriva, buonasera, dice, ho bucato con la macchina, mi serve un posto letto. Dice, guarda, è tutto occupato. No, non invece, ah, è una miseria. Dice, ma io come faccio? Io domani tutto, guarda, anche sotto lo scalinato, la cosa. No, dice, guardate, c'è un posto letto, in un letto matrimoniale, che c'è uno, poverello, che dorme con culo all'aria. Dice, dorma così e non vedo non ho fastidio. Dice, vuole tu vuoi mentire? Dice, va bene. E che su capo avrei il trasio? Albergo di vecchio stampo con un bagno solo, i 20 persone, solo un bagno. Allora che su capo comincia, trasa. Comincia, si cambia, tutto pulito, e mi da chiudia con culo all'aria che dorme. Ultima, a te, qui. Lo immobile, dice che sto qua dormo. Allora, mentre si stava cambiando, gli è venuta una botta di diarrea acuta che si stringì in ante che ce ne scede i ricchi. Questo non c'è più, a una volta comincia, dice sì, ci muovo in tuo bagno. Faccio il tuo bagno, un bagno tutto occupato. E mo dove vado? E mo dove vado? Una busta di plastica. Trova una busta di plastica, non c'è una busta di plastica. Dice, do barcone. L'apro il barcone, tiene gente, diciamo come cazzo. No, non la posso fare. Dice, ma che faccio? Che sto cavo vita? Con l'aria. Bellissimo. Ci tiro un pigiama. Ci tirava pigiama e ci ha liberato. Ci chiudo pigiama. La mattina seguente, nella hall, nella segreteria, che io che ero col capo con l'aria, parlava solo. E faceva così. Adesso guardatemi che è bellissimo. La parte più bella della barzelletta è questa. E che sto facendo? Sì. Dice tu, e se te così, e c'è tre, non so che non è così. Poi c'è sì, e c'è tu, tre, sì. Allora che scopite, compa, ma capite, dormisto questa notte, che succede? Che io dice compa, a me assettate perché mo vi spiego che è, come vuol dire? Allora, ci assettate, oggi tu mi capisci pure a me, dice. Si cacca in coio, può pure succedere, succeda, ci voglia e va bene, e ci si. Che uno si cacca la notte, può pure succedere, non è che uno si cacca solo la mattina, può succedere pure la notte. Ma terzo, come dice, un cacco tra i mutanti e lo pigiama, ancora non riusciamo a capire. Non sono riuscito a capire. Sì. Ma a proposito che Pino prima ha parlato di quello lì che era ingessato così, è successo veramente a Soverato, in ortopedia. Si rompeva un dito un guaglione e io tornavo e un figlio arrivava, un nipote, aveva un dito così, senza gesto e senza niente. A così era. Ci disse un nonno che aveva 80 anni, dice, ma non ti ho messo un gesto Soverato? No, nonno, che mo Soverato, mentre hanno usato uno spray che dice che quando tu menti per 3 ore ti resta tosto, ti resta duro. Che un nonno ci disse, che dici? Dice, assumo il suo spray. Dice, ma sicuro resta tosto 3 ore? Dice sì. Allora si inciuduni o moduno catedugno te ceo. Un nonno ti dona 10 euro. Ah, buono, immaginate l'uso che ha fatto il nonno, Immaginate l'uso che ha fatto il nonno. Che via! La mattina, supa la colonnetta, uzi, te io trovo 50 euro. E gli sa nonno, e che come va? Tu si capita di 10. Senti, 10 euro ti dette, ma 40 euro ti dette la nonna che resta contenta. Resta contenta la nonna. Bellissima, sì, perché si fanno, si è superato. E a proposito di farmacia, poveretto un anziano nell'ospedale dove lavoravo io, ha fatto una cosa, gli è corpo, e fece una cosa mostruosa, una cosa così lunga, ha messo una bottiglia di succo ai frutti di 1 litro. Allora lo pigliavo, lo ziccavo e giravo in ospedale con più boccaccio.
dice aiutai all'oculista. Io dicevo no, quell'oculista, ma che se ne feci, avete già detto laboratorio analisi, no, e aiutai all'oculista che ci dico certe cose. Dice ma come questo cosa ha bucciato, non è... no, e aiutai all'oculista, e che sto c'era, vedete che sopra l'oculista, e girava all'ospedale, tornava a scala. Come vedevo, dice, ma dove vai a questo coso? Vedi con la porta renale si è sotto. No, io vado all'oculista, che io parlo con l'oculista. Chi è l'occhio? Insomma, arriva all'oculista. Ci posso che io boccaccio su quel tavolo, zam! L'oculista perché si... Complimenti! Bravissimo! Bello! Dice, ma... Perché mi non vuoi capire? Dottore mio, voi avete mi spiegato una cosa? Come va? Che io quando faccio queste cose mi ciangio un'occhio. Non è possibile, dice. Come faccio mi ciangio un'occhio? Vabbè. Sì, siamo quasi alla fine. C'era qualche richiesta? No? Qua, a carretta? Ah sì, bellissimo, questo gliela dedichiamo a Teresa, bellissimo. Estate, arrivano i turisti da noi, fruttivendole aperte, le nostre fruttivendole genuine, no? Arriva questa signora di su di Milano, però era originaria di qua, dice buongiorno, dice che cosa sono queste? E dice signora, pesche. Ma quale pesche? Lì su a Milano abbiamo delle pesche così grandi, queste sono pesche, ma che dite? Signora mia, che stavamo qua? Un giorno dopo torno, dice questa che cos'è? Questa signora dice uva, arigina, a cogli moglie, rischi. Ma quale uva è uva? Ma lì su a Milano abbiamo delle zucche così grandi, dei chicchi così grandi, ma quale uva? Un giorno dopo è sempre la stessa cosa, e queste che cosa sono? Fichi signora, fichi. Guardate che sono freschi, con gli mamma, ma quale fiche e fiche? Lì su abbiamo delle fiche. Abbiamo dei fiche così grandi. Insomma, che su cano giorno porta solo pizzitangole. Pizzitangole, certi pizzitangole tanti. Solo pizzitangole ha vinto chi ha frutti vento. Quando trasa, tutta scocciata, chiste. Cioè, buongiorno, e queste che cosa sono? Signore, che hanno chiesti? Posì io scorcio legato. Dottorando, posso io scarciolare? Sì, sai, dai, su. E al negozio poi succedono queste cose, succedono, no? Mi viene in mente, cioè, il negozio anche di mio padre, insomma, lì. L'altro giorno sono arrivati i carabinieri al mio negozio, avanti un negozio, arrivati i carabinieri, sgommando, caserena appiccicata, trasiro, è uscito Diabolic, ci sapata, ma no, e allora circondiamo tutta l'edicola. Sì, oppure dice mi dia il tempo, e chi dice ci vuole di nuovo tempo un giornale. E a proposito dei carabinieri, la più bella è quella lì, che è un commilitone, un carabiniere in borghese, va a Milano, incontra un suo ex commilitone che ha fatto il corso insieme, dice madonna che piccolo mondo, avassa con nividimo, oh com'è che bello, ma come nividimo, ma aveva tanti anni, ma dice ma tu che fai? No, dice chi è a Milano, no, io ho abbandonato l'arma e mi sono laureato in logica. Su carabinieri si gira, che ha logica? E ci siamo tutti che ha logica. Su carabinieri dice, allora, alla casa, ce l'hai l'acquario? O carabinieri dice, sì. Quindi, logicamente, se alla casa hai l'acquario, logicamente ti piacciono i pesci. E logicamente ti piace il mare. E logicamente ti piace, dice, alla bella stagione. Se vedi che ha logica. Dice, ancora un pennino ci disse, logicamente, se ti piace la bella stagione, ti piace o ti diverti, e se ti piace o ti diverti, ti piace, no, i himni, e tu sei un donnaiolo, ti sei fatto tutte le donne di Milano, hai anche un carabinieri, dice, sì, questa, ah, chi sta a logica, arriva, vai a caserma, maresciallo, voi ricordate a chi che fece un corso insieme, uno scienziato, chi si è laureato in logica, con la cazzo dei carabinieri. Si laurea in logica, su maresciallo si gira, c'è che ha logica? Maresciallo, ma vuoi che ha logica? Maresciallo, l'avete la casa all'acquario? Ci se no, allora siete un riccione, va bene? Non poteva fare tutto quel percorso, non poteva. Comunque, finiamo con qua, quella lì, quella. Quella. Chi dei due carabinieri che ci vuole un padre del telegramma? Ah?
Sì, in poche parole un carabiniere arriva alla caserma gridando, dice, gridando, maresciallo, mori patria, ma mori patria, ma mori patria. E poi, se mori patria, avevi 100 anni, quanto avevi a campare? E poi ci disse, ti misi tu hasci e lutto. Uno avevo tendamento, che mi rappresenta la hasci e lutto? Maresciallo dice, disgrazia un bene non sole, disgrazia super disgrazia. O mi chiamavo frata, ma stamattina ero telefono, uno dice che ci muore un patria. Sì. E vabbè. Richieste particolari? No. Quale? Chi dà la croce, vabbè, questa la sappiamo. Ah, non so se ve lo raccontate, sì, ma questo è un cavallo di battaglia pure mio, che quando c'è la croce, prima della croce, solitamente racconto questo. Uno che si vantava, agli aeroparri si vantava che aveva girato un mondo. Girava un mondo questo. Dice, io sono stato a Tobarra, gli venta a Spagna, madonna che terra caliente, tutti cavallo che sono, belli, belli, dice, a corrida, utoreri, bello, bello. Che io già ero giù gresto, e dice, ma i signoritas che fanno? Guarda, signoritas e signorizia, mangiamo sempre, ballo, sono stupido, vedi che i signoriti sono i himni. Questo capiamo domo faccia brutto cuore, diciamo, certi himni, mamma mia che bellezza, invece zero. Va di nuovo, capitano Tobba, dice, contatto, Parigi, a Francia, oh mamma mia che gente gentile, Torre Eiffel, l'Arco di Trionfo, tutti gente per bene, che non ci siamo qua la gente per bene, ma i madamaselle che fanno? Che su casa, dice, ma cazzo è madamaselle, ma guarda che madamaselle è nei himni, certi himmanazzi, certe cose, buone. Insomma, arriva e dice, l'Egitto, oh mamma mia che l'Egitto, un deserto, un Nilo, si gira chi dice, ma scusa, ma i piramidi che dinno? I piramidi, tutta una massa e zoccoli hanno, tutti, andavo manco. Finiamo con no, allora questa della non, è impossibile non raccontarla, non raccontarla. E la croce, come fa? E una barzelletta così secondo me non c'è, non l'hanno fatta, ma non perché la racconto io, ma perché no, onda. Ma ve lo raccontate quelle dei fratelli balbuzienti? No. Come no? No. Che avevo il fratello balbuziente che ci moriva padre? Sì. Ma purché che gli intorno cimitero uno arrivava, sentino c'è terra, alla prima tomba che bitto, dice, moglie mia d'assasti, moglie mia, papà, su senzienti. O guardiano, dice, ma che io ne amo Gesù? Amo Gesù a ciuggia. E chi io si pista? Moglie mia d'assasti, moglie mia, papà, su senzienti, moglie mia. Allora tu mi chiami, che sentite, compa, vedete che la moglie è vostra, non è che Gesù, oh, mi da tutta niente, basta si trova qua dentro, poi dove cazzo è? Scoppia una bomba nel cimitero, tutti morti. Sì. Il fratello, tuo fratello, ci muore un padre, che io balbuziente, era balbuziente, ci disse che io che parlava giusto, dice, senti, vogliamo, dice, a Menniti, dice che mi disprego, senza come tu, dice che se no tu non ti spieghi e cago, sapo quanto dura. No, allora o ne è pure padre, ma va buono, vieni, ma ti sta questo, va buono, che sta arrivando. Arriva, dice che io che parlava giusto, dice, buonasera. Cioè, guardate, muore padre, un funerale semplice, con avemo sorte, semplicissimo, una bara che ha più semplice capito. Che scusa, l'ultimo modello Mogano, antiruggine, antiacqua, antiumidità, bellissimo, dice, guardate qua, per voi 3.000 euro. Che io che tartagliava, dice, cioè, me, che si cerca. Ci stai visto ti sta qua, o no parlo? Dice, ma chi è questo? Dice, frate, e faccio tu non parlo, non avevo parlato niente. Allora, dice, quanti sono funerali? Ah, ma scusateci, una bara così bella, la lasciate così abbandonata, mettetemi un bel mazzo di rose di sopra, un paravento con il signore, chi crapi, chi pecori, dice, per voi 6.000 euro e finisce il funerale. E chi io che tardiamo, dice, me. A chi sta questo, che come parli tu, che sto calendario prezzo? Chi sta questo? Ci mi ha fatto la parola, non avevo dice niente. Finiamo su funerale, basta,
Quanto può? Senti, per voi, solo per voi, gli mettiamo un bel carrofone per con l'aria condizionata. Ma belle ceia, bandiceia d'arredi, facciamo 12.000 euro per voi e per il suo funerale. E chi ci c'è? Me. E me. Chi ci c'è? A testa qua! Babbo, parlaci, parla pur tu! Chi parla ci si dice me. E meno male che ho morto mentre siamo noi! Che se no quanto costava il suo funerale? Questo è bello, sì. Ci sono, insomma, che sfide, ce ne abbiamo un po', abbracciamo un po' di tutto, cimiteri, cose, negozianti, insomma, ce ne stanno, sì. Comunque, finiamo, sì. La croce. Fotografia, Giovanni. Ah, sì. Questa è pure bella. Quella della fotografia è bellissima. Sempre in punto di morte, che parliamo di morte, il marito stava morendo, era moribondo un po' letto. A moglie, cuhiggiano già, ci diceva alla mamma, a mamma, mo papà è che mora, non ci accattiamo un bello vestito, con su pigiama, ca. Dice ormai è che moro, un sicuro non tabar, ci mettono più vele, sopra non vedo, avevo pure spendito 500-600 euro ai vestiti, come un sicuro. Va bene, dopo un po', ama, però una bella bara, facciamo una bella figura, ah bara, mori, bara con una cosa così è legno, non vedo. E dice, a bara no, e un vestito no, a me c'è una bella banda che a papà ci piaceva la banda. E ci disse chi è? Dice una festa, ci disse che avevamo una festa, vogliamo spendere una se quanto costa 2-3 mila euro e banda, né bandi e né niente. Ah sì? E che sto caso? Lì, immobile, morto. Dopo un poco ella in tuo bagno. Allora dopo come in tuo bagno una volta io moribondo si rispigliava. Chiamava Uhigin, ci disse, a te. Vieni qua. Si papà lì. Dici a razzocca le mamme, da? Quando una terra che la testa è fuori, o così risparmia pure i soldi da fotografia. Di. E vabbè, croce, chissà croce, c'è proprio una croce, perché di te può arrivare sempre un'altra, insomma, croce. Eh sì, la croce è croce. Ma ci devo aggiungere che non dite, che cosa è successo? Alfredo si levanta che domani deve andare a... Io domani devo andare a lavorare. Io domani rischio che le punture gliele faccio nel materasso. Sì, ma io c'è sempre il tuo materasso. E c'è il tuo materasso e dice, ma come c'è tu la puntura non c'è nulla. Certo. Cioè non abbiamo sentito niente. Eccomi. E mi chiami. Sì. E lì è assoverato pure le cose, l'altro pure assoverato, più vecchietto, e gli parlavamo, dice, compare Giovanni, c'è un mondo cangiato. Una volta per non ci vedete un culo una himna, avevo un cisciancato i mutanti. Mo per non ci vedete i mutanti, avete ci allargato i natichi. Una cosa. Il ginecologo, però mi serve un cellulare, mi dovete prestare un cellulare. A proposito del cellulare, dove l'hai messo? Tu scordate. Il cellulare. Vediamo Pedro? Sì. No, ma io lo appoggio qua, poi lo uso, vedo come funziona, poi non te lo do. Beh, allora, ginecologo giovane, ventenne, visite o caddo, ha riduto pomeriggio, perché si cacciava sin da pace, arriva l'infermiera con un foglio, dice, dottore, dobbiamo fare questa vista. Questo guarda, e che? Ma che non ci guardo? 95 anni, che non ci guardo? Dice, ma è una paziente come tutte le altre, va vista, hai un medavaglio, dice, io me ne devo andare. E ma la dovete vedere, in un quarto d'ora per un sistema, non capiva i protesi, cose. Immaginate che i dottori, con quei guanti, senza che i guanti, nella sua enorme indifferenza, cominciava a girare. Girava e ci diceva, sicuro che è l'ultima? Perché se è l'ultima io me ne devo andare, perché ok è l'ultima, mi raccomando chiudete già le finestre che io me ne devo andare. Come chi ci girava ci arriva una telefonata sempre a mano, io diventavo ieri, vedi, amore mio, dimmi, dove esti? A Roma. E che tu vai a Roma
senza cura di niente a me. Va a Roma, quando va a Roma non potevi dire, ma ti perdisti che poi è mia. Ma tu dici che avevo la zicchia, ma dove sei? Dove sei? Dove sei? No, no, torna a re, torna a re. Vedi che aveva una rotatoria, aveva una rotatoria. Dopo che fa rotatoria, la zicchia non la discesa nulla. E vedi che aveva una pendina, ta zicchi, scendi su. Quando arriva la fine della pendina, vedi che aveva un cancello verde con un papatolo e ta zicchia. Immaginate la vecchietta, che la vecchia ci guarda con un nuovo sguardo angelico, dottore, sa dottore mio, e come che vi trovato noi facciamo una tuggira a Roma, dice, facciamo un illo. Bellissimo, grazie, grazie della scenografia. Sì, vieni, vieni, vieni a fare il giro e vedi che ti scialli con me. Comunque la prima puntura che ho fatto io la potete veramente spettacolare, è un fatto vero, perché si può fare, è successo a mio zio Carmine, Carmine Passante. La zia Maria è una grande infermiera, sa fare le punture meglio di tutti. Allora io ne avevo fatta solo una all'inizio. Succede un fatto, mio zio si taglia e serviva l'antitetanica, allora vaglio io. Dico zio, ma vaglio io. Gli vado a fare il registro, vado l'antitetanica, già io ero infermiere. Allora già un zio, quando vede che c'è la puntura, dice, Maria, ammilla tu. Zio, allora avete fiducia a me, per favore, mettetevi a capire la puntura. Dice, ma quanto non dai tu? Dai c'è puntura, non ti aspetta uno solo. Si abbascia io, poveretto, si menta. E allora, poveretto, lui si era messo qua, no? C'era un tavolino, lì c'era la cucina. Che faccio? Disinfetto, e posavo un cotone gli assunto. E tornavi caseringa. Ci azzeccavi, zam! E ci calavi tutti i panni. Ci azzeccavi. Ho fatto la manovra di l'essere, come si dice, ho fatto tutto. Quando finivi, disse, mo cotone dov'è? Allora io, tranquillamente, ci dasso sta siringa e vai a pegno cotone. Pegno cotone, non c'è Carmelino, perché ci si incenava i panni. E lei mi dice, zio Carmelino, dico no. E che dice, ah, perché? Avete la siringa appiccicata al collo, dice, non si può, come no, dice, non si può. Come non si può tassare, zio, senti per favore, che si può tassare, perché è la prima volta che tassiamo, certe volte si girano, non si può aspettare se dovranno avanzare. Veramente, loro, perché si può dire, e dice, mamma mia, però si non ci può, insomma, ci ha tirato, ci ha messo giù, già? Ci sa, messa tu, a me o mi tocchi giù. E vabbè, eppure questo è andato. Bene, finiamo con questa croce. Parroco, che se ne dici che cangelo tanti, vabbè. Allora, questo parroco che diceva delle palle enormi, certi palle che ha chiesi, che la gente era esasperata, dice, ma che diamo facendo? Perché lui, quando predicava, il Signore, quando ha pregato nell'orto degli ulivi, pesava, quando ha pregato nell'orto degli ulivi, ha pregato per 40 anni interi. E c'è un signore che fa 33, dice, ma che conto questo? Il Signore, quando ha portato la croce, pesava 10.000 kg. E che è una ruspa, dice il Signore. Basta, che sto conto essere io, e sin da ieri. E rimanere un po' varei che i 3-4 vecchierei che manco sentivo. Il sacrestano, preoccupato della situazione, oggi, reverendo, per favore, domani mattina è Pasqua, vedete che avete agire, o vi controllate, perché c'è gente a chiesa agire. Dice, ma io non lo so come devo fare, come devo fare, come devo fare. Voi trovate un sistema, non vi preoccupate. Capite che è bella tunica viola? Troviamo un bel filo e lenza trasparente grosso. Voi tacco qua. Ci facciamo un bel nodo, uzzicamo arredo un microfono, arredi i pianti, non porto la sacrestia e quando tiro abbasciato il prezzo, il piso e regolato. Bellissimo, dice, bellissima idea. Io ci attacco lì la corda, ta-ta-ta-ta, mucciaro tutto, inizia la chiesa, già domenica di Pasqua, a gente ce le gente. Il Signore è risorto per noi e ricordatevi che noi siamo i peccatori. È risorto, ma ricordatevi che noi l'abbiamo messo su quella croce. Noi siamo i peccatori e vi pare che quella croce che aveva il Signore pesava poco. Il Signore portava quella croce.
che pesava 15.000 kg. Ah, là, mi scocchio e la rimane, cominciavo a uccidere. E cominciavo a uccidere, dice. Si torna e ecco, gli dice, no. Aspetta. 10.000. 10.000 kg. E chiudo, no, 10.000 kg. Quanto si abbassa? 9.200. 9.100, una cosa è chiesto. 7.000. 7.000 re, già, di che? 6.500. Dammi per il cellulare. Grazie. Come sta? Sempre con la corda di mani, ci è arrivata la giornata, bugia. Ah, dimmi, che succedeva? Trasili ladri, delinquenti, e che fecero? Che si arrobbano tutto, tutto si arrobbano. Mamma, signore, lava con me. Ed è una fortuna, e quanto cazzo ti disso giù dalla porta, quanto poti ti disso giù dalla porta e tu la farà tutto. Cioè, ma che si piglia? Pure l'orologio, pure l'orologio, il signore lava con me, ma come fa? Se finì la vita mia, ruppi di là, si picchiano, si picchiano tutto, l'oro, l'argento, non c'è cazzo ciò. Oh, prego, tant'è, immaginate, di noccia, vi giuro, sono palazzo e padre, ma che croce era tanta, o la viene il tuo signore, era senza croce. Grazie a tutti, buonanotte, viva Guardavalle.